Radio Yes, la radio della città di Roma. 9.45, rientriamo in studio per accogliere tra noi, chissà se sarà Mirko a Roma Sud, a Roma Nord, secondo me a Roma Nord. Tiberio Tiberi, buongiorno. Sto a Roma Nord, sì, sto, ecco, a Roma Nord. Vedi. A proposito, sapete quanto costa rifare i tacchi di due scarpe? Ovviamente. No, 8 ovviamente, euro, 7, no, 8. Ovviamente a Roma Nord. Ah, Roma Nord, 15. Attenzione, non i tacchi, i mezzi tacchi, quelli che si consumano. Dite una cifra? 8 euro. Di più? 15. Di io più? Raddoppio, 20. 20 euro. Madonna, esatto. Mia, no. Che cazzo hai hanno lì? 20 euro, 20 euro. Terribile, vabbè. Siamo a Roma Nord. Bene. Siamo a Roma Nord, vabbè. E davanti a me in questo momento due persone stanno litigando perché una signora ha fregato il posto a un altro che da 10 minuti lo stava aspettando. È Roma, bellezza, è Roma. È Roma e buongiorno comunque Valentina. Catoni, stavo dicendo Valentina Brugnoli e Giorgio Catoni. Un sono ibrido. Bene, però. Sono bene, gli ibridi vanno di moda ormai. Ormai sì. Soprattutto nei generi televisivi, non si capisce più se sia spettacolo, se sia politica, se sia informazione, sicuramente è deformazione. Detto questo, dalla Francia, Daniel Pennac chiede l'abolizione del voto alle elementari, mentre in Italia è stato reintrodotto dalla Gelmini. Ora, devo dire la verità, la Gelmini su alcune cose non mi è assolutamente simpatica e non sono assolutamente d'accordo con lei, su altre invece la condivido, anche se ha degli eccessi. Ma il fatto che abbia reintrodotto il voto non mi dispiace, io appartengo a quella generazione che aveva il voto e si capiva come stavano le cose. Hai preso 4, sei un cane, hai preso 5, hai preso 6, vabbè, se può fa. Invece qui i giudizi, l'alunno mostra una... Allora, secondo me tutte queste cose, sì, belle, sono molto, come posso dire, molto auliche, molto da massimo sistema, poi sono poco concrete, poco pratiche, soprattutto in questa scuola. Allora, o si cambia la scuola e ora si cambia il metro di giudizio, oppure stante questa scuola, ma va bene il 4, va bene il 5, va bene lo zero spaccato. Io prendevo lo zero spaccato. Addirittura? Sì, prendevo lo zero spaccato. Prendevo. Per cui... Eri bravo, insomma. Vabbè, qualche volta sono stato un caprone. Quindi, oggi su Repubblica, bambini nessuno li può giudicare. È un manifesto proposto da intellettuali ed educatori. Il tema divide. Che tu poi mi tolga il 4 e mi metta una A, che tu mi tolga il 6 e mi metta una B, che tu mi tolga il 7 e mi metta una C tua, ma chi, voglio dire, che senso ha? Cioè, non si devono umiliare i bambini. E ho capito, ma i bambini come fai a capir loro che hanno sbagliato? Come fai a far capir loro che è tempo di dare una sferzata a un andazzo che non va? E per cui il voto secondo me serve. Allora, che ore sono? Che ora abbiamo fatto? Vediamo un po'. 9.50 quasi, 9.49. Le 9.50 la gallina canta. Allora, sì. Siamo pronti per dare il numero degli sms. Sì, anche se oggi ci ascoltano su internet e sul digitale terrestre, no? Vai con l'internet, vai col numero. Vai col numero, allora potete mandarci i vostri sms al 342-41-51406. Oh, ora dobbiamo sapere qual è il sondaggio però. Tu a casa che cos'hai, pesci rossi? No, pesci rossi mai avuti. Pappagallini? No, due cani e un gatto. Tartaruga? No, un criceto. Un criceto. Allora, la domanda è, perché è uscito un libro, Il cane secondo me, ecco, scritto da Danilo Mainardi, che è un etologo ben conosciuto, non solo per la sua professione ma anche per il suo nome, perché uno direbbe Danilo, invece è Danilo. Sondaggio, siete canari o gattari? Ne riparliamo tra poco e non mancheranno le sorprese. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of
of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Eclipse of the heart. Tiberio, meravigliosa questa canzone. Gran paracula, eh? Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Sì. Sai perché? Perché lei, vero amore, si è innamorata di un boss della discografia, uno straricco sfondato, il quale ha detto: guarda, io ti sposo tesoro, sì, però smettila di fare la cantante. E infatti di lei abbiamo, credo, ben poca roba. Questo è It's a Heart. È stata denominata la Rod Stewart in gonnella per questa voce molto, molto sgranata, molto, molto interessante. Un saluto anche a Mirko Bonocore, che è il nostro regista. Eh sì. E oggi, senza volerlo, stiamo guardando al futuro, nel presente. Perché? Perché non siamo via FM, siamo su internet, siamo digitale. Siamo futuristi. E guardate che nel momento in cui la prima grossa casa automobilistica dirà: io sulle mie auto metto le radio che vanno su internet, sarà fatta. L'FM morirà, e morirà una stagione molto romantica, fatta di trasmettitori messi sotto il sedere con i quali abbiamo trasmesso tutti, fatta con Ilenco 75S, fatta con i Torrens MK2 ai quali toglievi il coperchio del piatto per farli partire a schioppo e saltava la cinghietta, e quindi ti abituavi a parlare al microfono per mascherare l'imprevisto, di mixer, davoli e quant'altro, e di microfoni pecorecci, poi tutti quanti volevano il segnale.
Miser, perché faceva molto figo, faceva molto Rai e all'epoca costava 1 milione di lire. Fermi con i ricordi. Allora, il sondaggio. Il sondaggio, ti dirò che anche su internet ci ascoltano in tanti, perché ne arrivano diversi di messaggi. Allora, ci scrive: ma tutta la vita i cani, i gatti sono falsi, questo ce lo scrive Sara. Poi Canaro, tutta la vita non c'è storia, è l'essere più fedele e meraviglioso del mondo, e questo è Matteo. Continuiamo con Marta, che invece in controtendenza: chi non ha mai gatti è perché non li capisce, sono creature meravigliose, eleganti, indipendenti, io ne ho 3 e li adoro. E allora c'è è uscito questo libro dove ovviamente il cane, secondo me, è Danilo Mainardi, già si capisce dal titolo qual è la sua idea. Però c'è uno studio fatto dagli autori della rivista del New Scientist, dove sono arrivati alla conclusione non del profilo psicologico del cane, ma di chi sceglie il cane o il gatto. Bene, interessante vedere che chi sceglie il cane è più socievole. Invece che chi sceglie il gatto è più spirito libero. Guardate che il cane vince nel legame col padrone, nella comprensione delle parole e degli sguardi, nel comunicare, insomma, vince molte cose e la fa pari e patta per quanto riguarda l'addomesticamento, sempre questa nostra tendenza ad addomesticare. Per cui, insomma, è interessante questa contrapposizione socievolezza e spirito libero. Io non la vedo come una contrapposizione, poi, perché chi è socievole può anche essere uno spirito libero. Quanti amici abbiamo, esatto, piacevoli, socievoli, ma che magari si fanno gli affari loro, magari non li senti per un po' di tempo, si fanno la loro vita e poi riappaiono, e la vera amicizia poi non è data dalla frequentazione e da quante telefonate ti fai al giorno, ma dall'intensità e dal legame che è sempre bello, fresco e pronto, indipendentemente poi dalla frequentazione. E anche questo potrebbe essere tema di un sondaggio. Vero è però che cani e gatti danno tanto affetto, danno tanta compagnia. Certo, a volte uno dice guarda, è un gatto che sembra un cane. È vero. Evidentemente forse qualcosa sicuramente di diverso c'è, però se uno prende un gatto lo deve rispettare e accettare per quella che è la sua indole, per quella che è la sua natura. E i tuoi cani come si chiamano? I miei cani si chiamano Kila e Nino. Kila, uno è, che però è in realtà è un'abbreviazione di Kilauea, che è un vulcano delle Hawaii, perché era meravigliosa. Poi la protezione animali dovrebbe intervenire nei confronti di persone che usano dei nomi simili nei confronti dei loro. Ma perché? Come possiamo si chiamare tutti i cani Fido, insomma? Kilauea. Ecco. Kilauea. Sì, l'altro Nino è più semplice, ti piace? L'ha scelto mia Nino, madre. Certo. Ecco. E a questo punto tremo nel chiedere il nome del gatto. Guarda, il nome più banale del mondo. Mia madre ha avuto 20 gatti e questo è il 21esimo, ha chiamato anche lui Ciccio. È una cosa triste. Sì. Tra l'altro Ciccio è obeso, quindi mi calza anche a pennello. A pennello, insomma, a pennellone. A pennellone, esatto. Bene, io ricordo con piacevolezza un gatto che era in un garage dove io mettevo l'automobile, grigio, lo chiamavo Struscione. Perché si strusciava a tutti quanti, era proprio il classico, sembrava Romeo, quello degli Aristogatti. Bellissimo. Vabbè. E con questo noi ci fermiamo. Ringraziamo nell'ordine Valentina Catoni, Giorgio Brugnoli, Mirko Bonocore e tra poco Marcello Micci, che andrà anche lui, che non c'è oggi, tornerà lunedì. Oggi ci lascia soli in casa, quindi facciamo una festa con Flavio Grasselli qui in studio. Bene, allora io vi ringrazio. Roma c'è stato, ci sarà, Tiberio Timperi, buon fine settimana, a te. Ciao. A Roma ho fatto l'autostop e fra c'è il jumper, pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò, oggi chi lo sa.